What did I like? There was so much to like. I feel like it was a great privilege to be entrusted with. Credo che sia stato un enorme privilegio che vi abbiano dato questo ruolo di poterne far parte. Sono stato molto fortunato di non crescere in Italia. È un vantaggio quello di non aver conosciuto da prima il comic, perché altrimenti avrei avuto troppe aspettative. E invece mi sono concentrato sull'aspetto umano di questo personaggio. Ho avuto l'enorme fortuna di condividere questa esperienza con meravigliosi attori che mi hanno permesso di indagare nel viaggio del mio personaggio. È un eroe piuttosto poco probabile, è diverso da quelli che si muovono. È il classico anti-eroe. Shining Captain America qualities that perhaps so many, you know, superheroes. Che ha un aspetto del Capitano America diverso dai supereroi che conosciamo, è molto più complesso, molto più scuro. Uso l'aggettivo umano proprio perché è quella calzante, è una storia molto umana, deve sperimentare aspetti di se stesso che tutti dobbiamo affrontare, rivedere il suo passato, vivere a fondo la sua esperienza proprio per conoscere il suo potenziale pieno, il suo potere. Quindi mi sono sentito molto fortunato, un vero privilegio di essere anche circondato da persone che avevano una grande impressione, un grande entusiasmo per questo progetto, e questa passione, questo amore è stato veramente per me un sostegno enorme nell'interpretare il mio ruolo. And that passion and that love really was such an incredible support to have in playing this role. And I can only agree, finally we're reaching a place in history where female characters... Finalmente abbiamo raggiunto un momento nella storia dove le donne vengono rappresentate come potenti, che hanno grande forza e portano avanti le storie. Mi sono subito innamorata di Tesla perché ha questa qualità umana meravigliosa, anche se è più che un essere umano. È una figura molto complessa che deve fare un viaggio incredibile, quello di recuperare se stessa il controllo sulla sua vita, a prescindere dalla situazione in cui si trova, veramente ha fatto sì che lei emergesse. And that was, I think, what just really made her stand out for me. I loved it from the moment I received the, you know, everything that came with the meeting, which was this amazing artwork. Mi è piaciuto sin dall'inizio, da quando ci siamo incontrati, che ha dato l'inizio a questo meraviglioso lavoro con Sergio Bonelli. Mi sono innamorato immediatamente di Kuriak, del mio personaggio. Mi sono innamorato del fumetto e di questo mondo oscuro ambientato nei Balcani, e il personaggio subito ho sentito un'affinità con lui e immediatamente mi sono sentito Kuriak. Lavorare con Riccardo e con tutta la squadra della produzione è stato fantastico. Entrare nel set ti faceva vivere proprio all'interno della storia. È stato molto utile come attore scalarsi nel personaggio. L'esperienza di collaborazione, 3 settimane di prove prima, e quindi siamo entrati veramente a fondo nel testo, nella storia, e ce ne siamo impadroniti dei personaggi. È stato veramente una produzione, un tempo meraviglioso. C'erano tutti gli stunt, veramente è stato fantastico. In Romania 0 gradi, potevo fumare anche 60 sigarette al giorno, a volte mi sentivo stanco, però mi sentivo proprio il personaggio, mi sentivo pieno di liviti e sempre le mani sanguinanti mi facevano sentire davvero nei panni del personaggio. Mi ha aiutato a fare il ritratto di Kuria, che è stata un'esperienza meravigliosa. You know, but it makes you really feel like that character. You were bashed, you were bruised. I kept on getting these cuts on my hand because I was cocking the AK-47 wrong. You know, my bleeding hands, and it really makes you feel like you're there, and helps you to portray a character like Kuriak. It was a fantastic experience. I seem to be I don't know about cornering the market of fathers who haunt their superhero sons from beyond the grave.
Sembro che ormai mi muovo nel mercato dei padri che creano e risumano dalla tomba questi figli supereroi. È un'esperienza completamente diversa. Tutti conoscono la mitologia di Batman ed è senz'altro un viaggio meraviglioso poter esplorare il mondo dei Dampir. Durante la riunione con Riccardo e Andrea ho sentito un piacere enorme, oltre l'entusiasmo per il mio costume, essere il signore della notte. Ho visto Paco Rill, la sua produzione, quindi mi sono sentito di essere mani visive assolutamente sicure. E anche il mondo, l'universo Benelli che ora abitiamo è fantastico, quindi per me è stato veramente una chicca. Vengo dallo stesso albero genealogico di Briggs. Sì, Draca è veramente un'essenza diversa, mi ha entusiasmato. Ero interessato ad indagare le sue motivazioni. Chiaramente è una presenza, un peso, una presenza diabolica molto forte che dà la sua impronta sul film. È come una corrente sotterranea che percorre tutta la storia. Mi interessava esplorare le sue intenzioni, come succede sempre agli attori. E perché? Perché ha prodotto, il figlio del diavolo, di cui sembra essere orgoglioso, ma allo stesso tempo ha innescato un dispositivo catastrofico proprio per distruggere la sua stirpe. E quindi è stato molto interessante indagare questo aspetto, e tutta la squadra, tutti. Non ho mai visto tanta passione sul set, oppure dietro le quinte, una passione che pervadeva tutto. È veramente stato un grande piacere formar parte di questo. He is at once, it seems to me, proud of, but at the same time, he's sent out, a catastrophic, incendiary device to destroy his own kind. And so, where do you sit with that? So that was very interesting to me. And the team, and yeah, as Stu rightly says, we're so enthusiastic. I've never seen such passion on set or behind the scenes. And so, yeah, absolute joy to join this cast and this crew. I mean, it started with the script. The script really intrigued me. I thought it was a real brave... È iniziato tutto dal testo, dalla sceneggiatura, che mi ha veramente attirato. Si tratta di un testo estremamente coraggioso, quello di presentare e inserire questo genere in una storia recente e traumatica. Mi è sembrata una mossa molto intelligente, c'è una visione bellissima, la capacità di gestire la macchina da presa. Poi ho incontrato tutti gli altri. In ogni ruolo di attore c'è sempre un salto di fede, è sempre un atto di fede, però visto che erano persone estremamente serie, ho visto i loro valori, i loro ideali in termini di produzione, e ho voluto farne parte. In ogni singolo passo ne ho avuto conferma, dal momento che sono entrato sul set, vedere il villaggio, lavorare con tutta la troupe, con la squadra del trucco, dei costumi, della scenografia. Tutto era al top, tutto era il meglio che ti potevi aspettare. Ti dicevi, queste sono persone che hanno le idee chiare, una visione limpida. E quindi mi è sembrato un posto meraviglioso per lavorarci, e anche con i miei colleghi attori ti puoi divertire, andare a fondo. È stato molto interessante la miniera di sale. Questo non si poteva ricostruire in un teatro di posa, non sarebbe stato possibile ricostruire quell'atmosfera. È stato fantastico, sono molto orgoglioso di aver fatto parte di questo progetto. Like we had down there in a studio, it was fantastic. It was a great, I'm very proud to be associated with them, to be in it and to work with everybody here. Volevo chiedere al comandante, alla vampire, ovviamente a Dampir, se vi va di rientrare per qualche minuto nei vostri personaggi. Vivete una situazione terribile, no? C'è un signore della notte, c'è il male, c'è la guerra, che sono tutti terreni fertili, diciamo, per diventare cattivi, anche cattivissimi, anche nella realtà. Volevo sapere voi tre come, che cos'è che vi mantiene dalla parte buona, personaggi, cioè cos'è che fa cambiare la vampira, cos'è che mantiene dalla parte buona il comandante Dampir, avendo tutte le possibilità di oltrepassare il confine. Certo, credo che la domanda sia molto pertinente, molto bella. Credo che il percorso di Harlan nel film sia assolutamente unico, perché si trova
a confrontarsi con una serie di situazioni a contatto con il mare e deve cercare di capire chi è innanzitutto, confrontandosi con Tesla, capire la sua identità, fare delle riflessioni che non ha mai fatto, quindi le potenzialità di male che esistono in lui, quantomeno in questo primo film, non lo spostano verso il male. Credo che la potenzialità della storia di Arla vada veramente oltre il suo personaggio. Il futuro lo scopriremo presto e sarà sicuramente interessante rispetto a quando lo vedremo a esplorare e forse anche esprimere i suoi lati oscuri. In questo film ritengo che sia determinato a mantenere la bontà che lo caratterizza e che ha sempre conosciuto, malgrado in alcuni momenti il cinismo o anche una sorta di oscurità energetica lo possano in qualche modo trainare dall'altra parte. Credo che debba sempre lottare per resistere, vedo potenzialità sicuramente, perché questa lotta diventi molto più significativa in futuro se rivedremo Arlan e Draka confrontarsi. Wonderful question. I love it. Davvero una splendida domanda, mi piace molto. È un aspetto che mi ha attratto nel personaggio di Tesla, è proprio l'arco del personaggio. Inizia come una donna molto dura, molto dark, che vuole essere in controllo di tutte le sue emozioni, dell'amicizia, dei sentimenti umani, e attraverso una serie di esperienze complesse e molto dure inizia ad aprirsi alla possibilità di aprirsi e di entrare in contatto con altre persone che le stanno attorno. Inizia questo percorso così bello di tornare a una dimensione più umana, quindi per lei in realtà è veramente un percorso diverso, dall'oscurità alla luce, e questo è l'amicizia e l'amore che la muove. Has seen so much evil in his life because he's been forced. Kuria ha visto tanto male nella sua vita perché è stato costretto a combattere questa guerra, come spesso accade a chiunque si trovi coinvolto in una guerra. È un uomo che cerca di lottare contro il male. Nella sua vita privata ha perso la sua famiglia e tutto quello che aveva se n'è andato, e quindi deve continuare a mantenere vita la barra nel capire dove confina il male con il bene. Ed è stato sicuramente un aspetto molto interessante del personaggio, perché è una linea di confine molto sottile che potrebbe sbilanciarlo da un lato molto facilmente. Lotta, lo vediamo lottare per fare sempre la scelta giusta, lo fa per la sua famiglia che ha perso. Sicuramente è stato veramente un roller coaster di emozioni fare Dampier, perché la mia è una storia un po' particolare, nel senso quasi un percorso atipico come regista. Io sono partito come un atleta di parkour, e ho avuto una mia giovane carriera anche molto promettente. Poi sfortunatamente, per fortuna, insomma, ho avuto un incidente per cui ho dovuto smettere di praticare questo sport. Però ho voluto portare tutto il mio entusiasmo, la forza, e l'ho spostata sulla videocamera. Quindi mi sono messo dall'altra parte della camera a filmare questo sport. E da lì è partito un viaggio che mi ha portato proprio a vivere un po', passatemi questo termine, come un pirata in giro per il mondo, insieme ai miei amici che facevano quello sport di quei tempi, a fare questi videoclip che su YouTube incominciavano a spopolare. E lì in qualche maniera cominciava un po' ad essere per me l'inizio del mio modo di vedere la cinematografia e il filmmaking. Da quello è stato interessante, perché poi ci si è spostati sul mondo commerciale in qualche maniera. Questa passione è diventata un vero e proprio lavoro, perché dei produttori, in questo caso Andrea Sgarabatti, non sapevo come potesse conoscermi già quando ero atleta, però è stato bellissimo che lui ha riconosciuto la bellezza dei lavori che avevo fatto ed è riuscito e mi ha chiamato a cospetto cos'era il 2018, penso. E in quel giorno là per me è stato un giorno speciale, perché ho visto un po', diciamo, l'inizio di un nuovo percorso, perché mi ha mostrato il pitch di Dampier. Per me
che inizialmente da giovane era un amante, un divoratore di manga e fumetti. Dampier lo conoscevo e vederlo lì davanti ai miei occhi è stato un sogno che si avverava. E poi ho avuto il piacere di conoscere Roberto Proia e tutta la produzione di Bonelli, Vincenzo Sarno e Michele Masiero, e da lì è partito questo viaggio incredibile che inizialmente aveva delle, come ha detto giustamente Michele, aveva delle dimensioni un po' più contenute, però si sentiva che c'era una voglia, il desiderio e la passione di portarlo al next level, voglio dire, insomma, di portarlo verso un altro livello. È stato sicuramente una domanda che spesso mi fanno è com'è stato proprio da gestire un budget così importante. Io dico che la mia fortuna più grande, il piacere e l'onore che ho avuto di lavorare con un team in pre-produzione è in produzione incredibile, e spesso questi film sono fatti da una troupe americana invece dietro la camera, e questo è un orgoglio nostro, c'era praticamente quasi e solamente un team italiano, e questo era una cosa che dava un'energia incredibile sul set, vedere tutte queste maestranze che portavano tutto il loro talento e tutta la loro passione e conoscenza acquisita negli anni in progetti giganteschi, la portavano a servizio della storia e permettevano a me di lavorare a mio agio e portare la mia visione. Quindi un rispetto e soprattutto un complimento incredibile va fatto a loro, che hanno comunque creduto in un giovane che sulla carta era alla sua opera prima, e penso che sia giusto fare un applauso ai produttori perché hanno preso un rischio che pochissime persone possono permettersi, e quindi questo rischio di portare un giovane a fare la sua opera prima così grande è un qualcosa che rimarrà per sempre, e voglio ringraziarli qui pubblicamente. Trovo giusto perché è anche un bellissimo messaggio al di fuori.